Il progetto che abbiamo presentato oggi, ovvero quello da rifiuto a risorsa, rappresenta in qualche maniera un po' l'evoluzione di alcuni aspetti che compongono la politica della nostra azienda, che parte dall'attenzione nei confronti dell'ecologia, dell'ambiente, ma anche della naturalità delle materie prime e parallelamente quella del coinvolgimento degli stakeholder che per noi sono più importanti. Di conseguenza i progetti che abbiamo presentato oggi, come quelli che fanno riferimento al reimpiego del pastazzo degli agrumi di Sicilia per la produzione di materie prime per la cosmesi, piuttosto che del presidio slow food delle prugne di Sicilia o della salina Conti Vecchi della Sardegna, rappresentano, come dicevo prima, un modo per un maggior coinvolgimento anche della catena della fornitura e quindi un doppio risultato. L'utilizzo di risorse che a tutti gli effetti sarebbero diventate potenzialmente un rifiuto e quindi un peso anche per le imprese o per la società, trasformarle in un valore aggiunto, in un qualcosa di positivo, dargli una nuova vita e trasformarle in qualcosa che potesse essere reimpiegato all'interno dei cosmetici naturali provenzali. Parallelamente, oltre che un aspetto ambientale, c'è anche un aspetto legato all'attenzione da parte nostra nei confronti del nostro territorio e della nostra nazione, quindi la costruzione di percorsi di filiera facenti parte appunto del nostro territorio. Se decidiamo di avere attenzione nei confronti di un aspetto come ad esempio può essere per noi la creazione di cosmetici naturali che utilizzano esclusivamente materie prime di origine naturale, non possiamo tenere fuori tutti gli altri aspetti, ovvero quelli legati all'ambiente nella sua totalità, alle generazioni future, ma anche al nostro territorio, alle condizioni di lavoro, piuttosto che alla catena della fornitura, alle persone che lavorano dentro l'azienda, insomma tutti i consumatori, tutti gli stakeholder con i quali in qualche maniera la nostra azienda ha a che fare. Riuscire a tenerli dentro a ogni singola considerazione che l'azienda fa per il proprio sviluppo, a mio giudizio, a nostro giudizio, significa andare nella direzione di azienda sostenibile.